Abruzzo Made in Italy, in collaborazione con APTF, MC Pubblicità. Deo Patricelli, grande competenza nei materiali per l'edilizia dagli anni 60, cemento, ferro, mattoni, malte, tegole, mattoni a faccia vista, solai prefabbricati e legnami, rubinetteria Frattini, sanitari Pozzi Ginori e Ideal Standard. Di Deo Patricelli. Euro Coperture, 30 anni di esperienza nel campo delle coperture civili ed industriali, lattoneria, rame, acciaio inox e lamiera, impermeabilizzazione e isolamento termoacustico, fornitura e posa in opera di finestre per tetti Velux, prestazioni con piattaforme aeree. Euro Coperture. Profumeria estetista effetto donna. Nicoletta Hair Stylist Unisex, estro, professionalità e tanta passione. Dalia Paolucci parrucchiera. La banca di credito cooperativo è differente da tutte le altre e questo costituisce la sua forza, l'unica in grado di essere contemporaneamente responsabile dello sviluppo socio-economico del territorio in cui opera, senza fini di lucro, autonoma e quindi flessibile, ma con alle spalle la garanzia di un sistema. La banca di credito cooperativo quindi conosce da vicino la sua realtà, ma ha la forza di appartenere ad un sistema. Banca di credito cooperativo. Edilizia di Fabio, costruzioni civili ed industriali, strutture in cemento armato, fognature, acquedotti, pozzi artesiani, movimento terra. Edilizia di Fabio. La cantina sociale Sannitica effettua da circa un anno l'imbottigliamento di nicchia di Trebbiano Chardonnay, Montepulciano DOC e Pecorino IGT. Conta circa 400 soci che con metodi tradizionali e con macchinari di ultima generazione produce vini di qualità. Cantina sociale Sannitica. Patricelli Alfredo, ricambi assistenza, trattori gommati e cingolati sia nuovi che usati. Nata nel 1964, l'azienda conta 3 sedi, Canosa Sannita, Colle Corvino e Brecciarola di Chieti. Azienda specializzata con personale qualificato, ricambi, officina meccanica. Patricelli Alfredo. Da più di 35 anni nel campo dell'arredamento, Arredi di Tullio offre progettazione, sopralluoghi con rilievo di misure, precisione, puntualità e specializzazione nel campo delle cucine, camere da letto, salotti. Arredi di Tullio. Vuoi fare una sosta? Fermati all'area di servizio Primante. L'area di servizio Primante ti offre GPL, gasolio, benzina, lavaggio self, servizio gomme e bar a prezzi super convenienti e in più maxi sconti sui carburanti. Area di servizio Primante, cortesia, qualità e professionalità maturata in anni di esperienza nel settore. Area di servizio Primante, strada provinciale per Crecchio, Canosa Sannita. Il ristoro per te e per la tua auto in tutte le stagioni. L'impresa Eda Costruzioni, presente nel settore dell'edilizia da oltre 40 anni, opera nel campo delle costruzioni private, residenziali e industriali. L'investimento in mezzi e attrezzature all'avanguardia, la particolare attenzione alle nuove normative sulla sicurezza, le continue ricerche e aggiornamenti sulla irrefrenabile evoluzione dei materiali hanno fatto della Eda Costruzioni una delle aziende locali leader nel settore dell'edilizia. Eda Costruzioni. Il gruppo di Sario nasce nel lontano 1943 e fin da allora propone alla clientela prodotti che spiccano per convenienza e qualità. La proposta commerciale è molto variegata e spazia dai carburanti ai prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, dai cicli e motocicli agli elettrodomestici. Nella stazione di servizio Agip troverai i prodotti della migliore qualità ed una grande campagna promozionale. Oltre all'area di servizio Agip, il settore oli e minerali comprende anche carburanti per uso agricolo, autotrazione e riscaldamento.
Il settore agricoltura nuova si schiera a fianco dell'operatore agricolo per supportarne l'attività con soluzioni e progetti coerenti con le più moderne tecniche di difesa e nutrizione delle piante. Il gruppo di Sario è a Canosa Sannita e a Ortona. Vides.tv, l'Abruzzo in diretta, sul web. Bene, riprendiamo dopo questa pausa pubblicitaria dal ristorante Dancing, pizzeria Oasi di Ballarò di Canosa Sannita, e a questo punto cedo il microfono alla nostra brava maestrangelo Paola per farci conoscere appunto la storia di Canosa, prima in italiano e poi in inglese, però le faremo riprendere fiato perché questa sera vi devo presentare un nuovo complesso che si abbina ai Los Amigos di Lanciano, che io saluto con questo applauso del pubblico di Canosa Sannita, ai Los Amigos, gli amici Osvaldo, Antonio, Pasquale. E ora abbiamo Lucio Cupido, qui con il suo complesso, poi presenterò tutti quanti i vari partecipanti, i vari componenti. Allora, a te, Canosa Sannita, conosciamola. Quindi prima di questo momento musicale alcune informazioni per coloro che non conoscono Canosa Sannita. Canosa Sannita è uno splendido municipio della provincia di Chieti che potete raggiungere facilmente con l'auto se prendete l'autostrada A14 Bologna-Bari. L'uscita è Ortona, poi proseguite in direzione Tollo-Orsogna per circa 12 chilometri. È situato in una splendida posizione a metà strada fra il mare Adriatico e le montagne degli Appennini, e quindi venendo a Canosa Sannita potete raggiungere in breve tempo sia la splendida Costa dei Trabocchi che il comprensorio sciistico della Maiella, e quindi di Passo Lanciano Maielletta, arrivando quasi a circa 2000 metri di altitudine, avendo la possibilità di sciare quasi guardando il mare. E si trova a 230 metri sul livello del mare, sul pendio di una collina fra i ruscelli Venna e Sant'Onofrio, ed è circondato da una rigogliosa natura verde e incontaminata, e anche da rigogliosi vigneti, uliveti e piante da frutto. Difatti l'economia di Canosa Sannita è basata sull'agricoltura, su una grande produzione di olio extravergine d'oliva, soprattutto della varietà Gentile di Chieti, che è particolarmente fruttata, e poi sulla produzione, soprattutto come in tutta questa zona, di vino che proviene dai vitigni autoctoni, cioè il Montepulciano e il Trebbiano. Ci sono aziende vinicole, una cantina sociale che producono, vendono questo vino, lo esportano sempre più anche all'estero. Poi per quanto riguarda il paese in sé, dobbiamo dire che purtroppo è stato quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi poco rimane di quella che era la Canosa medievale. Era un castello di cui abbiamo notizie fin dal IX secolo, cioè dall'epoca longobarda, e difatti nella frazione di Ormi sono stati ritrovati ruderi che appartengono a una villa rurale di epoca longobarda. Successivamente questo castello, che con tutti i suoi mulini, i suoi vigneti, le sue chiese, i suoi boschi, fu venduto al vescovo di Chieti, fu ceduto dall'abbazia di Monte Cassino. Canosa ha avuto sempre varie dominazioni, soprattutto gli spagnoli nel corso dei secoli, e ricordiamo la famiglia De Vega, e poi i Valignani di Chieti, e anche i duchi Celaia, sempre di Chieti ma originari spagnoli. Nel 1817 ci fu poi una carestia che ridusse alla metà la popolazione, e quando ci fu l'annessione al Regno d'Italia nel 1860, Canosa, come tutto questo territorio, fu infestata dal fenomeno del brigantaggio. In particolare in questa zona c'era un brigante che era originario di Arielli, un contadino che era divenuto un brigante terribile, che compieva furti e omicidi veramente atroci, che era Nunziato Mecola, e anche qui a Canosa si rese autore di un terribile omicidio nei confronti di un tenente della Guardia Nazionale che si chiamava Matteucci. Per quanto riguarda il paese, se venite comunque, Canosa è stata ricostruita, c'è una bella piazza dove trovate la chiesa parrocchiale di San Filippo e San Giacomo, che sono i patroni della città, e un belvedere da cui potete avere una splendida vista che va dalla montagna fino al mare Adriatico. Poi ci sono splendidi esempi di architettura civile, dei palazzi nobiliari come il palazzo Martucci, il palazzo Fimiani e Mancinelli.